Carissimi fanciulli, nel video di oggi vi voglio parlare di un argomento speciale, unico direi, a me molto caro. Se state guardando questo video, non è un caso, né una sbagliata coincidenza, ma forse il vostro destino vi sta cercando. Oggi voglio parlare del voodoo, nello specifico la pratica della magia nel voodoo dominicano. Per fare questo, mi avvalerò del testo Magia Voodoo parte prima del mio amico Daniele Mansuino. Daniele è senza ombra di dubbio l'esoterista italiano più letto di tutti i tempi. 15 anni fa ha portato il voodoo dominicano in Italia e ha avviato varie linee di successione. Vi invito a leggere i suoi scritti andando su riflessioni.it, lascerò il link nell'info box, e vi invito a leggere i suoi libri. Grazie Daniele per questa meravigliosa opportunità. Non mi dilungherò a descrivere la struttura del voodoo e la natura dei Mysterios, ad Haiti detti Lua, che sono le entità disincarnate con le quali il voodoo favorisce il contatto. Quello che vorrei invece sottolineare è che, sebbene la magia rivesta nel voodoo un ruolo importante, ne rappresenta solo una parte. Il voodoo, infatti, non è una forma di magia, bensì una disciplina esoterica volta al miglioramento personale. Con la parola esoterismo intendo quelle discipline mentali, secondo altri spirituali, concepite per garantire alle persone curiose sui grandi temi della vita un cammino ad personam, articolato in base alle caratteristiche individuali del ricercatore. In questo l'esoterismo si differenzia dalle religioni, che offrono invece cammini standard adatti alle folle e svolgono anche funzioni di carattere sociale. Ora immagino vi starete tutti chiedendo quale sia il fine dell'esoterismo. Il fine dell'esoterismo è aumentare il potere dell'uomo, mentre quello delle religioni è l'annullamento dell'uomo in Dio. Ora, tanto l'esoterismo quanto le religioni derivano da adattamenti dello sciamanesimo preistorico, che era proprio delle culture nomadi, alla vita sedentaria. In Occidente, e in Italia più che altrove, l'esoterismo doveva convivere con il cristianesimo, che era un tempo una religione molto più intollerante nei confronti delle altre vie spirituali. Così, molte scuole esoteriche, per evitare che i loro seguaci finissero sul rogo, adottarono codici espressivi che apparissero compatibili con l'ortodossia cristiana. In questo modo derivò l'attuale mescolanza del linguaggio esoterico con quello religioso e anche la relativa confusione. Ma ora ci arriviamo. Un bel frutto di questa confusione è l'idea che il voodoo sia una religione, convinzione, per un esoterista competente, del tutto assurda, in quanto l'essenza del voodoo consiste appunto nel porre in contatto la persona con i Mysterios più affini alla sua natura individuale, e di lì intraprendere il cammino che lo porterà ad esplorare l'inconscio collettivo nella sua totalità, ovvero a identificarsi progressivamente con quello che nella nomenclatura cabalista è detto l'Adam Kadmon, o uomo primordiale, che è il punto di arrivo dei piccoli misteri e il punto di partenza dei grandi, cioè della realizzazione iniziatica.
Va detto inoltre che nel voodoo, soprattutto in quello haitiano, sono presenti molti simboli derivati direttamente dalla tradizione primordiale, riscontrabili del resto in tutte le forme esoteriche di fresca derivazione sciamanica. Il voodoo quindi non è una religione, ma una via iniziatica, e tra queste una delle più efficaci, perché il legame tra voodoo e tradizione primordiale è strettissimo, molto più stretto di quanto non si possa riscontrare nell'esoterismo europeo. Eppure, oggi la stragrande maggioranza dei praticanti stessi del voodoo lo considera una religione. Perché? Senza dubbio, il primo motivo è che la maggior parte di loro non è al corrente delle distinzioni cui ho appena accennato. Come secondo motivo, dobbiamo considerare che nel voodoo, intorno alla cerchia degli iniziati, c'è una schiera di fedeli. Questi partecipano a buona parte dei riti ed esercitano nei confronti dei Mysterios una devozione, per molti versi, analoga a quella dei cattolici nei confronti dei santi. Nel voodoo c'è una certa mescolanza, per cui anche i semplici fedeli possono praticare la magia, e inoltre molti di loro si definiscono, oltre che fedeli del voodoo, anche cattolici. Un terzo motivo è che nei paesi dove il voodoo è in atto una sacrosanta lotta per la riabilitazione culturale di quelle tradizioni locali che, ai tempi del colonialismo, venivano raffigurate sulla base di modelli calunniosi e deformi. Quindi oggi si considera giusto rivisitarle in una chiave asettica e rassicurante, del tipo appunto: «Hey, il voodoo è la nostra religione». Ma il motivo più determinante è che autodefinirsi una religione conviene. Negli Stati Uniti, per esempio, dove attiva l'influente comunità voodoo della Louisiana, le attività religiose sono esenti dalle tasse. È un po' dovunque nel mondo, tranne in paesi islamici e ovviamente l'Italia, la tendenza degli stati è di non interferire con le religioni, il che garantisce ai voodooisti spazi di libertà di cui non godrebbero qualora il voodoo venisse considerato una setta segreta. Conviene anche, e ancora di più, a tutti coloro che hanno fatto del voodoo una fonte di guadagno, consentendogli di raggiungere un pubblico più vasto. Dobbiamo pensare che pochi al mondo sanno cosa sia l'esoterismo, ma tutti sanno cosa sia la religione. Quindi, tutto sommato, coloro che considerano il voodoo una religione hanno validi motivi per farlo. Mentre nell'esoterismo europeo cammini iniziatici e magia operativa viaggiano separati, nel voodoo anche la pratica magica è inscindibilmente finalizzata al progresso interiore. La sua funzione è quella di sviluppare nel praticante la fluidità di pensiero, l'intuizione e lo spirito di iniziativa. Infatti, uno dei caratteri che salta più agli occhi nel confronto della magia voodoo con quella di altre scuole è che nel suo ambito le regole generali sono davvero poche, e il difficile compito della messa a punto delle procedure rituali è per lo più delegato alla creatività dell'operatore. La magia voodoo è anche un aiuto importante per uscire dalla rigidità di quella che in ambito esoterico viene definita la lettera che uccide, ovvero per ridimensionare l'importanza degli schemi intellettuali preconfezionati e imparare a crearsi da soli tecniche più appropriate di emersione nell'inconscio. Intesa in questo senso, essa è in grado di aumentare notevolmente tanto il nostro livello di conoscenza quanto la fiducia in noi stessi, e rappresenta, a mio avviso, il più vero, intimo e profondo corpo di insegnamenti del voodoo. Mille sono gli scopi magici per cui i Mysterios possono essere cultuati, e tra questi annoveriamo la chiaroveggenza, il chiedere loro consigli e informazioni, far loro compiere qualche azione magica in favore dello stregone, e via dicendo. Ma soprattutto uno di questi scopi, a mio giudizio, è importante: la possibilità di farsi insegnare la magia direttamente dai Mysterios, potendo usufruire in questo modo di procedure operative calibrate su misura per la personalità del singolo brujo. Sia chiaro, la possibilità per l'operatore di confezionarsi riti ad personam è offerta,
in misura maggiore o minore, da tutte le tradizioni magiche. Infatti, tutti i maghi esperti sanno bene che le forme rituali cristallizzate negli antichi grimoire o ricevute a voce sono sempre suscettibili di una certa adattabilità. E per poterne approfittare, basta soltanto che l'operatore sappia quello che sta facendo. Ma il voodoo è l'unica disciplina ad avere, per così dire, ufficializzato questa pratica, ponendola anzi al centro della sua operatività. Così, sebbene esistano nella tradizione dominicana rituali specifici, volti ai più diversi fini, che vengono tramandati da maestro a discepolo in occasione del bautismo o battesimo, a mio modesto parere non possono essere definiti significativi. La loro funzione mi pare piuttosto quella di un ultimo ostacolo che il nuovo brujo deve superare, per riuscire finalmente a padroneggiare le proprie potenzialità operative con la massima libertà. Una caratteristica interessante è che nel voodoo il lavoro magico dei Mysterios non è affatto riservato agli stregoni, ma anche i comuni fedeli possono portarlo avanti. E questo accade molto spesso nelle terre da cui questa disciplina proviene, molto meno invece da noi. Secondo la mia esperienza, i timori principali che trattengono molti fedeli voodoo italiani dall'operare a livello magico derivano dalle loro conoscenze pregresse in tema di magia occidentale. Gran parte delle cui dottrine consistono nell'enunciazione di terrificanti pericoli cui l'operatore sarebbe esposto. Prendiamo per esempio la paura del colpo di ritorno. Nella magia europea, il mago è direttamente responsabile della sua azione. C'è dietro tutta una prospettiva filosofica di origine rinascimentale, peraltro lodevolissima, in base alla quale il progresso interiore e l'azione sul sociale sono strettamente collegate. Quindi, soprattutto nel caso che egli abbia scagliato il suo rito contro qualcuno che, a livello più o meno inconscio, sa bene che non si sarebbe meritato un trattamento del genere, ha buone ragioni di temere che in caso di insuccesso le disgrazie da lui invocate sul suo nemico gli ritornino contro. Ovviamente non mancano accorgimenti per proteggersi dal colpo di ritorno e magia. E il primo e più importante di tutti credo sia non aver paura. Bisognerebbe sempre accostarsi all'operatività magica con calma e lucidità. E poi non compiere mai un rito sotto la spinta di una forte passione che non si riesce a controllare. O meglio, se capita all'operatore una passione così forte e non riesce a liberarsene, è bene che prima di trasformare questo tipo di energia in un rito, faccia trascorrere del tempo, nel corso del quale trattiene l'energia, ci riflette sopra e impara a controllarla. Può darsi che, così facendo, la volontà di fare quel rito gli passi, ma se gli rimane, allora prima o poi verrà il momento in cui si sentirà intimamente sicuro che farlo è giusto, e allora, solo allora, quello sarà il momento in cui potrà operare. Se il mago occidentale procederà così, i rischi legati al colpo di ritorno saranno scarsi, perché la rettitudine del suo intento lo proteggerà. Comunque sia, nel voodoo il problema del colpo di ritorno non esiste. Infatti il brujo non agisce direttamente, bensì attraverso la mediazione del mysterio a cui si è rivolto, chiedendo a lui di colpire il nemico. Da parte sua, se il mysterio ritiene di non poter dar seguito a quella particolare richiesta, non lo farà. Ma non per questo si scaglierà su chi gli ha chiesto il rito, perché sa bene che è un suo devoto. Anzi, si preoccuperà semmai di fargli capire che la sua richiesta non era giusta. Nel caso invece che il mysterio dia seguito alla richiesta, ma per qualche motivo il rito fallisca ugualmente, se colpo di ritorno deve esserci, si scaricherà su di lui, che è senza dubbio un'entità abbastanza potente per farci su una risata. Un secondo problema che turba orribilmente tutti i maghi occidentali è quello delle larve. Castaneda afferma che ce ne sono di numerosi tipi, ciascuno dei quali richiede un trattamento diverso. Più che per i maghi, le larve sono un pericolo per certi spiritisti, i quali,
si abbandonano senza protezione all'influsso di entità sconosciute. Occorre dire però che in teoria anche il fedele del voodoo non è protetto, in quanto la differenza tra un normale fedele e un bruco sta nel fatto che lo stregone ha stipulato un contratto per cui i Mysterious lo proteggono da qualsiasi influenza negativa. Invece, il fedele un contratto di questo genere non l'ha fatto. Quindi, anche se il rischio non è grave, perché se lavora bene i Mysterious sveglieranno ugualmente su di lui, l'incontro con qualche larvetta gli potrà occasionalmente capitare. In verità, larve è una parola sinistra che fa paura finché ci limitiamo ad associarla al mondo dell'occulto. Anche se non lo sappiamo, siamo tutti affetti dalle larve nella nostra vita quotidiana. E campiamo benissimo lo stesso, anzi, le larve ci aiutano a vivere. Per esempio, un fanatico della collezione di francobolli che dedica ai francobolli tutto il suo tempo libero, magari buttandoci via un sacco di soldi, è chiaramente afflitto da una larva. Fortunatamente non delle più dannose. Va molto peggio a quelli che hanno la larva del gioco d'azzardo, per esempio. Se avete afferrato questo concetto, allora avete capito che le larve non sono un pericolo così terribile, salvo che per gli idioti. Infatti, di regola, se una persona normale si accorge di essere improvvisamente assillata da un'idea fissa che non la fa star bene, reagisce e la scarta. Solo nel caso che sia una persona molto, ma proprio molto debole e impressionabile, cede a quell'idea. E allora, magari, va a finire dietro consiglio della larva che ammazza qualcuno. Se siete sopravvissuti a quest'orgia di teoria, siete presumibilmente anche maturi per sapere come la vostra esperienza di fedeli del voodoo dominicano debba essere avviata. Se vi interessa sapere come fare, mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e non dimenticatevi di attivare le notifiche e non perdervi i prossimi video. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto mai esperienze spirituali e se vi interessa la seconda parte di Magia Voodoo. Io vi saluto, fanciullini miei, e vi mando un bacio grande. Ciao!